Hello, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yokai Watch Academy, vita da studenti, secondo appuntamento. E per questo episodio ho disattivato le voci, quindi l'audio dei personaggi che parlano diritto, perché parlano troppo, secondo me. Ma comunque dobbiamo andare da Antonella Vapori per vedere cosa ha da dirci. Dobbiamo andare in infermeria. Ha detto: ragazzi, venite in infermeria. E noi, ok, obbediamo ovviamente. I dialoghi in alto non serve leggerli per forza, sono solo minuzie. Sono tradotti per completezza, ma servono davvero a poco. I dialoghi li leggo. Non ho ancora letto i commenti precedenti perché sto registrando praticamente a poche ore di distanza dal primo episodio. Mi regolerò in base alle vostre preferenze. Siamo qui, signorina Vapori. Di cosa voleva parlarci? Rispondete a questa domanda. Voi conoscete la FNY? Se conosciamo la FNY, può dirlo forte. Gibastiano, sappiamo entrambi che non è così. Poteva mai essere? La forza nascosta yokai. Forte. È un misterioso potere contenuto in alcuni particolari orologi. E noi lo sappiamo bene, eh? Pensate che qui all'Accademia è anche una delle materie del corso. Sentito Gibastiano? Ora si spiegano molte cose. Ora ascoltate le mie parole. Voi salverete questa Accademia. Salveremo l'Accademia? Che cosa intendi dire? Tutto a suo tempo, mio caro. Prima vi sottoporrò ad un esame. Per affrontarlo vi servirà questo. Oh, vi presento il solo e unico FNY Watch. Ma è fantastico, lo adoro già. Beh, davvero carino. Sì. Sì, però come si usa? Semplice, inserendovi una medaglia sarete in grado di controllarne il potere. Wow, sembra molto interessante. E lo è, d'ora in avanti sarò io a spiegarvi il suo funzionamento. C'è solo una cosa su cui vorrei far chiarezza subito. Lei parla in maniera molto lenta e molto ammiccante, quindi è meglio che io legga i dialoghi. Purtroppo però non posso lasciare scoperta l'infermiera troppo a lungo. Per questo vi trasmetterò le istruzioni tramite questi praticissimi chip. Oh, non ci credo, quello è Matteo, un vero chip auricolare. Ah, quanto vorrei averne uno anch'io. Matteo, tu che ci fai qui? Beccato. E se anche lui. Ragazzino, ascoltami, ne consegnerò uno anche a te. Davvero? Non può combattere, ma fa lo stesso. Poverino, è inutile, è un peso morto. Bene, torniamo a noi. Per superare questo test dovrete trovare i cosiddetti tenebrosi in giro per la scuola e sconfiggerli. Gli Onryo in giapponese. Ed è tenebroso, sì. Quindi si tratta di questo, eh? Sarà fatto, signorina Vapori. Per stabilire la posizione di uno spirito usate il radar dei vostri orologi. D'accordo, lasci fare a noi. Adesso sembri ancora più eccitato del solito, amico. No, anche nel doppiaggio non era tanto eccitato. Permettetemi di spiegarvi ancora un paio di cose prima di congedarci. Veloci! Vabbè, sì, pulsante R per attivare il radar. Se lo teniamo premuto lo vediamo più a lungo, però si scarica a un certo punto. Quando troviamo un tenebroso ci parliamo e inizia la lotta. Più lo sconfiggiamo, più acquistiamo punti esperienze e quindi siamo più forti. Prima di salutarci scegliete la medaglia da inserire nell'FNY Watch. Buona fortuna. Beh, abbiamo una medaglia che è quella di Scargatto. Quindi andiamo su un equipaggiamento di medaglie. Cos'è? Ora prendo la rincorsa e salto. Mi sembra di volare. Ma Gibastiano, ma stai bene? Non penso che Gibastiano stia tanto con la testa a posto. Beh, in fondo parla con gli yokai, quindi figuriamoci. Ora siete pronti per fronteggiare i tenebrosi nei dintorni. Per scovarli ricordate di trovare le cosiddette zone tenebrose. Ci sono quei cerchi. Poi li vedremo ora, in questo momento comunque. Al test penseremo più tardi. Vabbè, eccolo qui, va. Se le attivo, posso potenziarle con le gocce Y che raccoglierò nel corso dell'avventura. Ci sono metodi, molti metodi per raccogliere gocce Y, ma non è facile. È un lavoraccio comunque sia. Intanto qua troviamo oggetti di ogni tipo che serviranno comunque poi per andare a costruire anche gli equipaggiamenti. Gli equipaggiamenti sono molto importanti in questo gioco. Quindi è bene raccogliere letteralmente tutto. Vediamo un po', eccolo qua, un tenebroso, va? Oddio, sono più di uno. Sono tantissimi. Presentatore oscuro. Quindi questo è incappucciato. Oh, attacco potente, eccolo qua. Livello 10, wow, ma sono fortissimi già. Vai così, oh yeah. Oddio, è impazzito. Tutto buggato. Wow, è volato via.
Grazie, amici miei, sono bravissimo, lo so, grazie. Dov'è? Ah, ma aspetta, però io premo una volta R, ma rimane attivato? Oh, che cavolo. Pensavo di doverlo ripremere, di tenerlo premuto per farli apparire, invece no. Che strano. Fa, salami il tuo pranzo. Ho tanta paura, vi prego, aiutatemi. Ah, sì, è un teppistello questo? Ah, non... Livello 12, ma è più forte del presentatore oscuro, cioè in tutto e per tutto. Vabbè, sì, io schivo e lui colpisce lo stesso, allora. Oia! Che botta! Beccati questo. Che bello sto gioco, mamma mia. Oh, dai, manca poco. Ago Manuel, mi dai una mano? Non è per dire, però, se permetti, grazie, eh. È il momento di sconfiggere il male. Sì, va bene. Una frase a effetto. Oddio, dov'è questo? Ah, eccolo qua, va. Pronti? Vai. Oddio, anche i dalmata. Ma dai, l'avevo schivato. Però ero bloccato nella mossa, forse. Vai, scoppiato anche lui. Allora, come ho detto l'altra volta, i cerchi rosa servono a fare la posa, ma servono quando effettivamente poi ci trasformeremo. Perché possiamo trasformarci. Sì, questa è una cosa che avrei dovuto magari dirvi a tempo debito, ma ora lo vediamo comunque. Più che altro vorrei giusto un attimino andare in giro al negozio che abbiamo qui poi, oltretutto. Sì, lei ci fa mangiare a sazietà per 500 monete. Non è necessario ora. Però ce l'ho 500 monete. No, neanche ce l'ho 500 monete. Quindi Gibastiano oggi è davvero a pezzi? È meglio se ti riposi. In effetti non sarebbe male. Allora, questo è un punto tenebroso, ma non è quello che dobbiamo attivare in questo momento. Andiamo avanti. Dov'è, 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 dov'è? Qua giù. Vediamo un po'. Dobbiamo uscire da scuola, quindi. Wow. Ok, penso di aver capito. Ah, ma è all'accademia. Ok, ho capito dov'è. Però ho qualche altra sfida magari prima. Oddio no, tesoro, scusami, volevo darti un mi piace, no. Praticamente c'è gente in strada che vi ferma per farvi, per darvi il mi piace. Ine, che sarebbe il mi piace giapponese, è il pollice in su. Il problema è che se non glielo fai, loro si arrabbiano e vanno via. Cioè, no, non è che si arrabbiano, però fanno un po' gli scocciati e se ne vanno. E è brutto. Più mi piace ricevi, più è meglio, no? E ancora qui. Ma guarda, ma dammi il tempo! Ma signorina, ma lei è... Ma ti pareva possibile che non la beccavo? Elefantessa innamorata. Mamma mia. Pianta devastatrice, ma belli, per carità. Però, cavolo, fanno spavento. Sono mostruosi. Dove sei, pianta? Non è pane per i tuoi denti, pianta. Ci avete messo poco. Grazie, che ci devo pure mettere tanto tempo. Ma un altro sta qui, va. Oh, pronti? Vai, benghete. Oh, resistente, Mistero Rosa, eh. Si chiama rosa perché è rosa. Veramente è più magenta, ma vabbè, dai, è uguale. Vabbè, è Mysterio Verde, è Hulk lui. Vai, posa! E fare le pose fa anche ricevere più mi piace. I mi piace sono tutti in questo gioco. Sembra quasi la vita vera. Ok, possiamo entrare. Siamo agli alloggi ora. Con chi dobbiamo parlare? Con professor! Professor Wisp! Salve ragazzi, come dite? Che cosa ci faccio qui? Semplice, sono il gestore degli alloggi, ovvio. Le vostre camere sono già pronte, volete raggiungerle? Ma certo! Perfetto, lasciate che vi accompagni allora. Domani iniziano le lezioni, cercate di non fare tardi stasera. Ora seguitemi. E non dobbiamo fare tardi neanche alle lezioni, purtroppo. Poi vi spiegherò il perché. Anche se penso che ce lo spiegherà il gioco, quindi. I nostri alloggi, che bello, non sta più nella pelle. Ah, sono così felice di essere qui, sono entrato nel mondo dei grandi. No,
non ti credere. Ma secondo voi il professore è davvero il gestore degli alloggi? Penso di sì, non credo che abbia mentito su una cosa del genere. Anche perché, che motivo ha di mentire su questo? Hai ragione, speriamo che i suoi controlli non siano severi. Eh già, beh, basterà seguire le regole. Rilassati, Matteo, stavo solo scherzando. Ah, capisco, non sono bravo a riconoscere gli scherzi, sai? Comunque, so che qui in Accademia c'è coprifuoco da rispettare. Davvero? Io che volevo uscire di notte a caccia di zombie. Di zombie? Beh, io passo, credo che me ne andrò dritto a dormire. Ah, te ne vai già, non ti dice la mia caccia agli zombie? Basta con le battute, questo non è divertente, sappilo. Mi spiace, Matteo, ma non credo che G. Bastiano stia scherzando ora. Matteo ha ragione, dovremmo andare a dormire e riposarci. Sì, è la cosa migliore da fare, domani saremo in formissima. Beh, buonanotte. È un cavallo che dorme in piedi? Comandel oramai ci ha rinunciato, dice. Ehi, purtroppo è così, Matteo. C'è poco da fare. Buongiorno ragazzi! Buongiorno G. Bastiano, buongiorno Comanuel. Buongiorno anche a voi. Oggi inizieremo le lezioni. L'hai detto, non vedo l'ora. Ma voi siete riusciti a dormire perché ho fatto un po' di fatica? Ti sveglierai lungo il tragitto. Forza, andiamo. Tutti in infermeria! In infermeria! G. Bastiano, non vorrei marinare la scuola già primo giorno, vero? No, però vorrei tanto rivedere le signorine Vapore anche oggi. Ah, forse riusciamo a farcela. Dobbiamo essere in classe alle 8. Bene, allora sbrighiamoci verso l'infermeria. Sì, d'accordo, ma smetti di urlare di prima mattina, ti prego. Ma non urla lui in realtà. Ah, comunque, l'orario in accademia è previsto dalle 8, dalle 7 alle 8. Arrivando in orario accumulerai molti punti di reputazione, ma se arrivi in ritardo i punti di reputazione diminuiranno rispetto agli orari della scuola. E se non sbaglio, hai anche un debuff sulla pancia? Se non sbaglio. Oppure mi ricordo male? Anche perché una sola volta mi è capitato di non andare a scuola in orario, ma giusto perché volevo fare più mi piace lungo la strada. Però ovviamente i tanti mi piace lungo la strada li fai quando effettivamente hai una reputazione maggiore, quindi andando avanti nel gioco. Per il momento è molto difficile fare tanti punti, però nulla vieta di provare. Salutare tutti è importante per la reputazione. Bravo Comanuel, vedi? Lui lo sa. Tanto la gente che ci vuole salutare si ferma, ci guarda, ci dà un segnale visivo. Eccolo, buongiorno. Smettila di soffiare mentre parli. Oh, ma come ti permetti? Sto a posto qui. Ok, non c'è nessuno che ci vuole salutare ed entriamo nel cerchio scolastico. 7,35. 109 punti di reputazione. Buono. I punti di reputazione poi serviranno anche per ottenere oggetti in-game. Più ne otteniamo, più arriviamo in cima alla classifica. E più saliamo in cima alla classifica, più oggetti otteniamo. Quindi tutto correlato. Bene, siamo con la lezione di oggi, che è un fade in nero. E eccoci qua, già finita. Che bello. Magari fosse stata così anche la scuola vera. Finalmente la lezione è finita, mi sento già pronto per il diploma. Il diploma? Non stai guardando un po' troppo. Intanto cercate di informarvi sulle attività scolastiche. Ah, sì, mi ho sentito parlare. So che è un sistema molto utile per gli studenti. In America fare attività scolastica vi fa guadagnare dei punti che poi serviranno a superare alcune materie. In base alle vostre capacità scegliete l'attività che più vi piace. Selezionando almeno attività, se soddisferai le condizioni tipiche delle attività di base, potrai sbloccare le attività successive che possiedono requisiti ancora più difficili. Lo farò certamente. Spero solo di riuscire a fare la scelta giusta. Bene, ora siete liberi, ci vediamo domani mattina. Evviva, super mega, iper fantastico! Lui è fatto così. Beh, non è che è una buona notizia. Il fatto è che il tempo libero è bello in tutti gli aspetti della vita, sia lavorativa che della scuola. Insomma, in tutte le fasce d'età è bello avere tempo libero. È il modo migliore per concludere la giornata, ma scusa. Beh, è vero. Oh, Antonella, ragazzi, in infermeria presto. Antonella vuole vederci di nuovo. Il re del freestyle, eccolo qua. Anche l'Antonella piacerà. Yeah! Ah, sei sempre il solito. Già l'hai inquadrato, Matteo. Vabbè, dopo 4 volte che ti fa un rap in faccia, tutti quanti lo inquadrano. Quindi, le giornate sono entrata, lezioni, tempo libero, uscita. Va bene, lo rispetterò senz'altro. Vai, anche dai muri prendo gli oggetti. Apriamo la porta con un calcio. Guarda, lui apre la porta con un calcio. Dov'è?
Vabbè, proprio preciso qui. PMT, bravissimo Gibastiano. Il meglio del meglio. Ah, si sta... Oddio, non so perché, ma... Chi è quel bisteccia qua? Oh. Che è sto... Sto caos. È vero che la salsa di soia sui calamari è la fine del mondo? No, non ha scherzato. I calamari... Questa me la ricordo benissimo, perché l'abbiamo vista durante il test della patch. I calamari sono ottimi con il ketchup. Oddio, quelli fritti... Troppo, ma... Sono ottimi con la salsa di soia. Visto? Ero certo che avreste risposto così, grazie del supporto. Per ringraziarvi dell'aiuto, ecco a voi. Ne riparleremo. Se ne vanno. Va bene. Voi avete qualcosa a cui non potete rinunciare? Effettivamente sì. Ragazzo splendente. Ne riparleremo anche di questo. So cosa intendi, anche per me è così. Senza panini con gamberi e maionese non so cosa farei. Lui è fissato con questi panini al gambero e maionese e ravioli dentro. Praticamente sono i ravioli cinesi o giapponesi, panino fatto di pane di patate e gamberi con maionese, tutto mischiato dentro questo panino. Potrebbe essere buono, è una botta di carboidrati che proprio ti spazza via l'intestino, però una volta ogni tanto, una volta ogni morto di papa si potrebbe anche provare. Eccovi qui, andrò dritto al punto, sì, veloce che ho da fare, dai. Cosa? C'era un test oggi? Ma io l'ho studiato! Ma tranquillo, non è nessun test. È il test FNY. Dobbiamo liberarci dei tenebrosi. In realtà i piani sono cambiati per superare il test. Infatti, dovrete sfilare la temuta cricca dei selvaggi. Selvaggi? Perché ci sono anche degli animali selvatici qui. Che belle! Possiamo anche dare loro del cibo, signori Navapori. Ma che dici, Gibastiano? Non siamo mica allo zoo. E allo zoo ti dicono non dare da mangiare agli animali. Calmatevi, la cricca dei selvaggi è una gang di teppisti. Si riuniscono sempre dopo le lezioni, ma stavolta hanno esagerato. Al momento, infatti, il secondo e il terzo piano sono inaccessibili a causa loro. Ma quindi questa scuola accetta anche le teppisti tra i suoi studenti? Non abbiate paura di loro. Tuttavia, in giro si dice che... il loro capo, Leonardo Scarlatti, possegga un potere oscuro. Infatti, quelli volano senza che lui li tocchi. Oppure è talmente veloce che li ha fatti volare, ha messo le mani in tasca, ha fatto svolazzare la sua divisa e si è pronto per la foto. Deve essere davvero bravo. Un potere oscuro. A quanto pare è in grado di spazzare via i suoi nemici con una forza invisibile. Oh, capisco. Cioè, voglio dire... Ci sta chiedendo di scacciare Leonardo e i suoi, dico bene? Ah, non vedo l'ora di riportare la giustizia in questa scuola. Ben detto, Gibastiano, parli proprio come un eroe. Questa sfida sarà piuttosto impegnativa, mi auguro che sarete all'altezza. Ah, speriamo che vada tutto bene. Portate questo combo e servirà in caso di stanchezza. Bento con alganori. Che carino. C'era anche il tubicino con la salsa di soia. Ah, niente, meglio di un pranzetto fatto in casa della signorina Vapori. Allora ci dica come l'ha preparato. A dire il vero è il bento che vendono al Super Più Y. Cosa? Beh, ma l'ha comprato lei, no? Sarà di sicuro buono, vedrà. Ah, certo che tu non ti smentisci proprio mai. Usa il cibo per far recuperare PS alla squadra. Ora, il cibo si può anche assegnare al giocatore che più vi pare. E non ricordo, ma alcuni mi pare che recuperino la salute mangiando anche da soli. Ma potrei sbagliarmi. Venite da me quando siete pronti. Assisterò tramite le videocamere di sorveglianza, ma... Lei che è sicura di essere un'infermiera e basta, no? Perché non mi pare. Lo scontro con Leonardo. Ma ragazzi, lo vediamo poi, lo vediamo, Allora, in teoria, missioni, eccole qua. Io l'ho tradotte le missioni. Eccolo qua. Missioni principali, missioni secondarie, che in realtà è quella principale. A causa di Leonardo e del resto della cricca dei selvaggi, una parte della scuola è diventata inaccessibile. Sconfiggiamoli e riportiamo l'ordine in accademia. Ricompensa, panino con yakisoba, mantello viola e bastone da kendo. Insomma, qualche equipaggiamento. Degli equipaggiamenti abbiamo pallone da rugby, che è già più forte del guantone rosso. E possiamo fare un punt kick con il pallone. Quindi direi che... Ah, però il gancio creme si fa più male. Ma questo abbiamo attacco più alto. Vai, vai, metti questo, metti questo. Ecco, già ci ha auto assegnato il bento con l'alga nori.
E infatti lo vediamo lì in piccolo sullo schermo. Prima di cominciare questa missione vado a picchiare qualche altro tenebroso. E poi nel prossimo episodio andremo a picchiare anche Leonardo. Poverino, dirla così però è molto brutta. Andremo a completare la missione di calmare Leonardo, ecco. Che succede qui? Vabbè, che diamine volete? Proprio così, lasciateci in pace. Continuate così. Ah, e a voi che importa se litighiamo? Avete forse paura di noi? Ma chi vi ha detto niente? Ma chi vi ha parlato? Cioè, sì, nel senso... Chi vi ha detto di no? Ah, ma anche a distanza questo? Fregate! Bello! Ma come, si ricarica anche? Io continuo a menarlo così. Mamma mia! Rango 2 dell'attività. Picchiare gli studenti? Cos'è? Bella la carica, bella agitata. Aspetta un po', che mo ci provo da qua, eh. Ci arriva, wow. Non so quanto è distante, ma... Si è buggato lì. Non gli ha caricato la mappa. Bene. Poverino. Chi è qua? Il like invisibile, che succede? Dalmata nordico chiaro di luna come medaglia. Bene, allora possiamo assegnare già un'altra... A parte no, c'ho solo scargatto, cioè, quindi, cioè un solo orologio tra l'altro, quindi non posso assegnare niente per il momento. Ad ogni modo il video termina qui, vi ringrazio per averlo seguito. Nel prossimo andrò ad affrontare Leonardo Scarlatti e vedremo di farlo ragionare con le buone ma soprattutto con le cattive. In descrizione trovate tutti quanti i link utili e ci vediamo alla prossima. Ciao!